Buongiorno, buongiorno, oggi è martedì 16 giugno, questa è la rassegna stampa di Video 33. Cielo nuvoloso, piove, piove anche su gran parte del territorio altoatesino. Un miglioramento è atteso comunque per la giornata di domani. Mohamed Al-Masmoudi questa mattina è in regia. Allora, col suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani locali e nazionali che troviamo in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, l'ira di Spagnolli sugli eco sociali, tutto ruota intorno alla formazione della giunta comunale. Il sindaco vuole rompere la trattativa, ma il Partito Democratico lo ferma. La cronaca a cura del quotidiano Alto Adige, ragazzi davvero bilingui, immersione alle scuole Foscolo e a 14 anni non sono pochi coloro che riescono a conseguire il patentino B. La cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten, ci si occupa di vandali, vandali in azione nella zona di Laives, per la precisione sul Monte Crozet, sopra l'abitato. Tutto questo in occasione della festa, della celebrazione del Sacro Cuore. Alcune persone avrebbero ammainato prima e bruciato poi la bandiera con i colori tirolesi. Vedete l'apertura dedicata anche con questa fotonotizia all'incendio che ieri in Valle Aurina, nella frazione di San Pietro, ha distrutto il deposito e una stalla di un maso, ben 170 vigili del fuoco in azione. La cronaca a cura del quotidiano Tageszeitung, il futuro del progetto Benco in primo piano, la presa di posizione del presidente Compacere e soprattutto quello che sarà del progetto del ormai noto centro commerciale in via Alto Adige. Passiamo a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera. Sappiamo le elezioni, Partito Democratico battuto in Sicilia, avanzano i 5 Stelle, Renzi dice adesso basta con le mediazioni. Migranti, lite tra Italia e Francia, ci aiutino oppure facciamo da soli, queste le parole del Premier. Ipotesi di permessi di 3 mesi per varcare le frontiere. Il Premier risponde a Parigi. Bruxelles dice verifiche su eventuali violazioni del trattato di Schengen. Il Papa Francesco chiede a tutti la conversione ecologica, l'enciclica in difesa della terra e dei poveri. Ancora con la cronaca a livello nazionale ed internazionale, con il Sole 24 Ore, il futuro della Grecia, la possibile uscita dalla zona euro spaventa le borse, vola lo spread BTP Bund, Draghi dice senza accordo si entra in territori inesplorati, l'eventuale uscita dall'Unione Europea della Grecia non sarebbe calcolabile, non sarebbero calcolabili le conseguenze di questa uscita dopo la fumata nera del fine settimana. Milano perde il 2,4%. E allora torniamo alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il dettaglio della prima pagina del quotidiano Alto Adige. Abbiamo visto, ci si occupa di immersione linguistica, ma ci si occupa anche di politica con le trattative ancora in corso tra Partito Democratico ed Ecosociali per la formazione della giunta libertà di voto su Benco. Il tema dei profughi, l'Alto Adige modello nazionale, un piano per il nord, lo dicono i vertici della Polizia di Stato. La presenza degli animali selvatici sul territorio altoatesino, ci si occupa di lupi, ma ci si occupa anche di orsi che in Alto Adige sono, tra virgolette, solamente 5 e in 365 giorni sono stati pochissimi i danni riportati dai contadini e dagli allevatori. Alcol, le ragazze altoatesine sono le peggiori. Vedremo tra poco questa notizia, rapporto sulle dipendenze a livello nazionale. Aveva migliaia di video pedofili, è stato denunciato nei guai un altoatesino di 52 anni. E poi a Bolzano, gelaterie, solo il 7% usa il latte fresco. Impianti di risalita Doppelmayr, Italia cresce con il gioiello del Monte Bianco. E ancora scontro tra giocatori e federazione nel mondo del rugby, gli azzurri lasciano il ritiro di Villabassa. Infine, a Bressanone, il tema della sicurezza anche nel trasporto pubblico, due sceriffi a sorpresa sul bus, nuova linea e scatta l'ispezione dei controlli in incognito. Allora andiamo a vedere il dettaglio di alcune di queste notizie, la notizia di apertura, come cambia la scuola e l'istruzione, provincia di Bolzano, plurilinguismo alle Foscolo, ci racconta tutto Alan Conti a pagina 17, a 14 anni con il patentino B, questo è il risultato di quella che viene definita la vera immersione linguistica. 12 alunni che hanno concluso la terza media hanno superato l'esame di bilinguismo. Passarella, il preside, dice: ma alle superiori si deve fare di più, è un traguardo inimmaginabile. Ora però bisogna continuare ad alzare l'asticella di questi risultati così, così importanti. Andiamo ancora con la cronaca.
Presentata, proposta oggi dal quotidiano Alto Adige, lotta alle dipendenze, abuso di alcol, maglia nera alle ragazzine altoatesine. Sono al primo posto della classifica nazionale stilata da uno studio. Forum Prevenzione Altoatesino dice bene, però, per quanto riguarda la lotta al fumo e all'utilizzo di droghe e soprattutto la piaga del gioco d'azzardo, bisogna prestare comunque la massima attenzione all'abuso di alcol. Lasciamo la cronaca a cura del quotidiano Alto Adige, andiamo a vedere il dettaglio del Corriere dell'Alto Adige, anche in questo caso la prima pagina, oltre al tema di apertura dedicato alle trattative ancora in corso per la formazione dell'esecutivo comunale a Bolzano, ci si occupa in prima pagina del futuro, del virgolo, veto ecologista, rilancio del virgolo, la funivia accende le polemiche, Alberto Stenico, fan del progetto Benco, minaccia e poi se ne va veramente dal tavolo. Stuflesser dice Eurac Ateneo collaborazione purché mirata il futuro della ricerca in provincia di Bolzano. Gelati artigianali, anche il Corriere dell'Alto Adige si occupa di questa notizia, ci sono troppi additivi, vedremo tra poco i dettagli. Monte Bianco brilla gioiello Doppelmayr, vedremo anche qui cosa accade, accade oltre i 3.000 metri di quota. 5 orsi nei boschi altoatesini, l'ufficio caccia dice situazione sotto controllo, bisogna evitare i contatti quando è possibile. E ancora Samantha Cristoforetti dice il circo mediatico non fa per me. Premi gara, ammutinamento nel ritiro dei rugbisti a Villa Bassa, sappiamo i problemi all'interno del mondo del rugby. E poi Tuffi, Tania si gode la tripletta, l'obiettivo è quello di fare bella figura ai giochi olimpici di Rio. E allora andiamo a vedere il dettaglio, per gli amanti del gelato, troppi additivi, l'analisi della ASL evidenzia che solo un esercizio su 27 utilizza latte fresco, rilevati 13 tipi di coloranti, 44 i tipi di additivi e coloranti rilevati nelle gelaterie, solo 3 sono naturali, 81% è la percentuale di coloro che preparano il gusto fragola con la frutta e poi 6 i tipi di coloranti artificiali su 13 rilevati nelle gelaterie della città di Bolzano. La cronaca ancora per quanto riguarda Samantha Cristoforetti, evita la ribalta mediatica, la celebrità non è il mio vero lavoro. E sempre per la cronaca il successo di un'impresa altoatesina, funivia della Doppelmayr sul Monte Bianco, un capolavoro tecnico unico al mondo, l'impianto è stato realizzato dallo stabilimento di Lana, una vera e propria sfida estrema. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, andiamo a vedere il dettaglio della cronaca in lingua tedesca, a cura del quotidiano Dolomiten, ci si occupa, abbiamo visto, dei vandali che hanno ammainato e poi bruciato la bandiera con i colori tirolesi in occasione della celebrazione del Sacro Cuore, tutto questo è accaduto sul Monte Crozet sopra l'Aives. Ci si occupa anche dell'incendio, l'incendio in Valle Aurina, i dettagli di questa notizia li troviamo anche sul nostro sito internet goinfo.it. Come detto, notevole lo spiegamento di uomini e mezzi da parte dei vigili del fuoco, 170 pompieri provenienti da 15 corpi volontari del circondario per cercare di limitare i danni di questo pauroso incendio che ha distrutto la stalla e il deposito del maso Hellerhof a San Pietro, una frazione della Valle Aurina. Andiamo nel dettaglio della cronaca in lingua tedesca, ci si occupa del sostegno all'agricoltura di montagna, arrivano soldi dall'Unione Europea con il sostegno, come detto, da parte della provincia di Bolzano. Sono terminate le lezioni, tutti in vacanza, però ci sono molti che devono affrontare i vari esami. Ancora con la cronaca, il bilancio della presenza degli orsi in provincia di Bolzano, 5 quelli accertati, non mancano le preoccupazioni da parte degli agricoltori e degli allevatori, comunque il bilancio è più che positivo, pochissimi i danni. Grazie anche agli interventi dell'ufficio caccia e pesca della provincia, un esempio a pagina 15, un'arnia, una serie di arnie recintate con una protezione elettrificata per cercare di allontanare gli orsi. Ancora con la cronaca, le trattative per la formazione della giunta comunale di Bolzano, sappiamo il ruolo decisivo degli ecosociali. Ci spostiamo
a Salentino un'interessante esposizione e un'interessante mostra per raccontare il periodo della prima guerra mondiale, il ruolo delle donne nei masi di questa vallata tra il 1915 e il 1918. Anche il quotidiano Dolomite dedica spazio all'atto vandalico durante le celebrazioni del Sacro Cuore nella zona di Laives. Sempre per la cronaca, riprende l'attività estiva, l'elicottero dell'aiuto alpin Dolomites per garantire interventi più rapidi possibili nella zona della Val Gardena e Val Badia e non solo. Chiudiamo con la foto che ci fa vedere quello che è accaduto ieri a San Pietro in Valle Aurina con l'incendio di questa stalla, di questo deposito, soprattutto deposito cibo. Sappiamo, danni ingenti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Abbiamo tempo per una rapida occhiata anche al dettaglio del quotidiano Tageszeitung. In apertura abbiamo detto ci si occupa del futuro del progetto Benko, ci si occupa anche di un'interessante iniziativa che porta la firma delle donne dell'SVP, sostegno ai ragazzi, soprattutto agli adolescenti, con una serie di interventi da parte degli psicologi, soprattutto nell'età scolare. Tutto questo per cercare di individuare il più presto possibile eventuali campanelli di allarme. Come detto, l'apertura e la notizia principale è dedicata al progetto Benko, con la presa di posizione del presidente Compaccer riguardo la realizzazione del futuro centro commerciale in via Alto Adige. È tutto, come sempre noi ora ci fermiamo qualche istante, poi andiamo insieme a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Mezzogiorno che nacque l'idea dei Teneroni. Devo correre a preparare il pranzo. Ti do un'idea da maestri, beh. Buon prosciutto cotto a casa Modena. Ingredienti semplici e genuini e un piccolo tocco per esaltarne il sapore. Ci mettiamo anche tanto tenerezza. Beh, ma allora li chiamiamo Teneroni. Buoni per i bambini, buoni per tutta la famiglia. Che buoni! Io che buoni! Teneroni! Teneroni di casa Modena, maestri nei salumi. La prima immagine che vi proponiamo questa mattina ci porta sull'altopiano del Renon, immagine più che eloquente, vedete nuvole all'orizzonte, nuvole anche a bassa quota per confermare la giornata perturbata che ci accompagnerà. Andiamo a vedere quello che accade all'imbocco della Val Venosta, siamo alle porte dell'abitato di Foresta, come sempre diamo anche una rapida occhiata in direzione della città del Passirio, vedete piove anche in questa zona dell'Alto Adige. Allora, come sempre, la collaborazione con gli esperti meteo della provincia di Bolzano ci permette di dare un'occhiata alle immagini che arrivano in diretta dal satellite. Vedete le nuvole che interessano la nostra provincia, lentamente lasceranno l'intero nord Italia, quindi domani tornerà il sole. Adesso la grafica per capire cosa ci attende nel dettaglio, sia in mattinata sia nel pomeriggio. Come sempre, una particolare attenzione ai valori minimi e ai valori massimi, che sono in linea con gli ultimi giorni: 25 gradi a Bolzano e Merano, ancora pioggia, ma non mancheranno sprazzi di cielo sereno. Come sempre, io vi ricordo che gli aggiornamenti sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno della nostra mediateca online. Anche oggi vi ricordo alcuni appuntamenti da non perdere per i prossimi giorni. Il 18 di giugno, cioè dopodomani, riprendono le feste vigiliane a Trento, che proseguiranno fino al 21 di giugno, e poi l'ultimo fine settimana il 25 e il 26, sempre di giugno. Il 23 di giugno, appuntamento da non perdere a Caldaro per gli amanti dei vini bianchi con la manifestazione Caldaro in abito bianco. Per tutto il mese prosegue l'esposizione dei lavori di design dei ragazzi della Libera Università di Bolzano al Forst Shop di Foresta. Il nostro sito internet lo conoscete, www.video33.it. Potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, le edizioni dei nostri telegiornali all'interno della Mediateca Online, i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore, come sempre aggiornamenti meteo in tempo reale. Potete seguirci in streaming e avete a vostra disposizione anche una rassegna stampa in breve. Lo avete visto poco fa nel corso della nostra rassegna stampa www.goinfo.it, il portale All News da non dimenticare per coloro che vogliono rimanere informati e aggiornati riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. Alle ore 13 e alle ore 19 vi attendono come sempre le edizioni dei nostri telegiornali e io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33 e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
Ariete, amore e lavoro risentiranno di qualche possibile acciacco fisico. Nulla di grave, forse solo qualche malanno di stagione che ti costringerà a rimandare un po' gli impegni. Toro, anche oggi sei pensieroso, preoccupato, un po' di ansia. Al lavoro qualcosa accadrà e scoprirai che i colleghi, come i parenti, possono essere serpenti. Gemelli, vorresti comprare qualsiasi cosa, lo shopping online poi è una vera tentazione, ma non puoi. Sai di avere importanti investimenti da fare e così te ne farai una ragione. Cancro, oggi farai qualcosa per aiutare un amico o un parente e sarai felice di farlo sapendo che quello che per te è un gesto semplice, per chi lo riceve è un grandissimo conforto. Leone, l'onestà e la capacità di fare sempre comunque il meglio che si può, se non fa la differenza per gli altri, la fa per te. Oggi evita che i limiti degli altri diventino i tuoi limiti. Vergine, tutto bene tranne che sul fronte amoroso. Qualcosa si è inceppato, oggi però dovrai prendere un po' le distanze da tutto e chiederti se vuoi e puoi recuperare. Bilancia, oggi è uno di quei giorni in cui qualsiasi cosa è motivo per farsi venire una crisi esistenziale. Eppure ti accorgerai di avere tanti motivi per sprizzare gioia da tutti i pori. Scorpione, oggi scoprirai di avere una forza d'animo e un coraggio imbattibile, giusto quel che serve per affrontare anche qualche brutta notizia che potrebbe arrivare. Sagittario, quello che ieri non ti piaceva oggi ti piacerà. Quello che non ti interessava oggi potrebbe essere perno centrale di un nuovo business. Capricorno, amante perfetto e impeccabile, amico fedele e quasi sempre disponibile. Oggi come ieri e domani sei la persona che tutti vorrebbero avere nella propria vita. Attento all'invidia, seppur celata, di qualcuno. Acquario, al lavoro qualcuno sta facendo il doppio gioco e tu purtroppo lo capirai troppo tardi. Ti salveranno i colleghi. Pesci, parenti serpenti? Sì, anche in casa tua accade di avere un cugino o uno zio che è capace dei peggiori colpi bassi. Non farti raggirare.